Salve a tutti amici di TV Sorrento, anche per questa settimana scopriremo insieme piccole previsioni che ci hanno riservato per noi gli astri. E cominciamo come sempre con il segno dell'Ariete. Avrete in discreta misura occasioni, coraggio e intraprendenza. Buoni i primi due giorni, poi previsto un calo di resa e di umore. Toro, tranquillo l'esordio di settimana. Nei giorni centrali le cose svolgono al bello. Nel weekend evitate discussioni, meglio tacere. Gli amici dei Gemelli, nuvolo corusco sui primi e gli ultimi giorni della settimana. Dalle stelle emanano frequenze disturbanti per l'amore il sabato. Gli amici del Cancro, tutto alla grande, ma questo non vi emette al riparo da una botta di irritazione. Nei giorni centrali, domenica, erotismo smagliante. Gli amici del Leone, bene i primi giorni per lavoro e sentimenti, state guadagnando punti, ma non siete al massimo. Nel weekend, previsto un cedimento. Gli amici della Vergine, nuvole su inizio e fine settimana, qualche alleggerimento di tensioni possibile nei giorni centrali, ma non aspettatevi molto. Il segno della Bilancia, settimana di modeste risorse che si rianima nel weekend. Un tranquillo benessere va raccolto come un dono. Presto qualcosa cambia. Il segno dello Scorpione, sulla formidabile positività di fondo scivolano in settimana gli umori mutevoli della luna che portano ora in alto, ora in basso. Il segno della Sagittario, muovetevi con molta prudenza, astri avari vi mettono all'asciutto, la luna vi aiuta nei primi giorni, ma domenica volgerà al negativo. Il segno del Capricorno, vi aspetta una discreta settimana. Arrivano soddisfazioni sia nel lavoro che nello studio, il meglio previsto nei giorni centrali. Il segno dei Pesci, il cielo scintilla di benefiche luci. Su questa apoteosi di celesti doni, solo nei primi due giorni passa una lieve perturbazione. Con i Pesci si chiude anche per questa settimana il mio oroscopo. Un saluto e un appuntamento alla prossima settimana. Ciao!